Adelasia fu la terza giudicessa. Nacque a Dardara nel 1207 ed era bellissima. Aveva 11 anni quando suo padre la promise in sposa a Ubaldo, il figlio di Elena di Gallura e di Lamberto Visconti. A Papa Onorio III quel matrimonio non piacque affatto, così li scomunicò. Dopo qualche anno il padre morì all'improvviso. Dopo una serie di vicissitudini, la corona de Logu decise di eleggere Adelasia giudicessa di Torres. Ma la sua felicità non durò a lungo, perché a 32 anni si ritrovò vedova e senza figli. Allora i Doria le proposero di sposare un ragazzo di 18 anni, bello e fiero. Era Enzo di Svevia, il figlio dell'imperatore Federico II. Dopo aver sposato Adelasia, si annoiò della Sardegna della moglie e scrisse al padre che voleva andarsene. Così partì, lasciandosi dietro Adelasia, che proprio non se lo aspettava. Dopo un certo periodo di silenzio, Adelasia chiese che le norme del giudicato fossero scritte in una carta del Rennu. Tra tutte le cose che fece scrivere, impose la parità dei diritti tra uomo e donna. Il codice fu completato e divulgato come Statuto Sassarese. Gli ultimi anni della regina Adelasia furono tristi e solitari, avvolti nella leggenda delle cronache popolari.